Ho vissuto 18 anni qui e tra qualche giorno lascio la Basilicata, la mia regione, perché vado a studiare fuori. In mezzo ai preparativi per la partenza ho rivisto Pierluigi, che ha insistito per portarmi con lui a fare un viaggio. Dice che non posso andarmene senza prima aver visto e conosciuto luoghi e storie legati a grandi pensatori e uomini di scienza, uomini che hanno cambiato per sempre le nostre vite, proprio qui in Basilicata. Almeno così dice lui. Quindi ho deciso. Ecco come passerò questi ultimi giorni prima di iniziare l'università. Anche se non ho ben capito dove andremo e cosa faremo, ma nel frattempo... Piero mi ha trascinato a fare questo viaggio, no? Ma in che consiste? Sarà un viaggio nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché gireremo un po' la Basilicata, sì. Vedremo alcuni posti che forse non hai mai visto. E nel tempo perché parleremo di alcune persone che hanno vissuto in questi posti e quindi partiremo dall'antichità e arriveremo fino ai giorni nostri. E quindi si può dire che questo sarà un viaggio dalla Terra fino alla Luna. Partiamo da Metaponto, perché proprio qui dove siamo seduti noi adesso c'era la casa di Pitagora. Ci pensi che proprio qui dove siamo adesso noi, 2600 anni fa, c'era Pitagora che insegnava ai suoi allievi che erano divisi in due gruppi, quelli che potevano solo ascoltare le cose che diceva Pitagora e che non potevano nemmeno vederlo, perché lui quando parlava era nascosto da un telo di lino, e dall'altra parte l'altro gruppo era costituito invece dai matematici, coloro che con il maestro potevano parlare e soprattutto lo potevano aiutare nelle ricerche che faceva, perché la scuola pitagorica aveva l'obiettivo di capire come funzionava la natura e di descriverla. Infatti Pitagora è stato il primo ad usare i numeri per spiegare l'universo che ci circonda. Innanzitutto usavano dei sassolini per parlare di matematica. La leggenda vuole che Pitagora si sia accorto delle leggi che regolano i suoni utilizzando delle corde di una lira. Quello che lui aveva individuato era il fatto che c'era un rapporto tra una corda che avesse una lunghezza e una corda che fosse lunga esattamente la metà, quindi che tra di loro ci fosse il rapporto di 2-1. Che cosa ha fatto poi? Ha provato anche con altre combinazioni di lunghezze di corde. Alla fine si è accorto che i suoni che erano molto più consonanti, diremmo noi oggi, insomma gradevoli all'orecchio, avevano dei rapporti matematici tra di loro, numerici, che erano legati al numero 2, al numero 3, e quindi lui utilizzava altri 3 sassi, e poi altri 4. Questa era la Tetractis, ed era la figura su cui giuravano i pitagorici. Quando hanno iniziato a chiedersi se anche l'universo potesse essere descritto attraverso i numeri, hanno detto, beh, da quali numeri iniziamo? Hanno detto, forse sono gli stessi che abbiamo utilizzato già per i rapporti tra gli accordi. E quindi hanno iniziato a pensare che al centro dell'universo ci fosse un fuoco. Quindi sono stati un po' i primi ad ipotizzare che non ci fosse la Terra al centro dell'universo. Poi c'erano i 5 pianeti che loro riuscivano a vedere, tra cui c'era il Sole, che per loro era una specie di palla di vetro. E poi c'erano la Terra, la Luna e il cerchio delle stelle fisse. Ora tu immagina che tutti questi pianeti si muovevano su dei cerchi, delle circonferenze. L'unico problema è che con i pianeti che vedevano loro arrivavano a 9. Quindi per far rientrare tutto in questo universo ordinato che chiamavano cosmo, che hanno fatto? Si sono inventati di sana pianta un altro pianeta che è l'Antiterra. Stato uno della scuola di Pitagora, che era un matematico, Ippaso, che era proprio qua di Metaponto, quindi di questa zona,
che ha scoperto un qualcosa che ha messo in crisi tutta la scuola pitagorica e che ha fatto arrabbiare moltissimo Pitagora. Paso praticamente ha distrutto tutto, ha scoperto che la teoria di Pitagora era un gigante su dei piedi d'argilla, perché Pitagora non si era accorto che c'erano degli altri numeri, oltre ai numeri razionali, sì, che erano appunto i numeri irrazionali, cioè tutti quelli che non potevano essere descritti con un rapporto, una frazione, diciamo, no? tra due numeri. Il Paso se n'è accorto, lo ha detto in giro perché forse aveva paura che qualcun altro lo dicesse prima di lui. E sai che cosa hanno fatto i pitagorici e i suoi amici della scuola? Non lo so. Quando era ancora in vita gli hanno eretto una tomba per fargli capire che per loro era una persona oramai morta. Lo hanno costretto a scappare e si dice che lui sia annegato proprio mentre con una barca stava cercando di andare verso Taranto per sfuggire ai pitagorici di Metaponto, che si erano arrabbiati moltissimo, ed è annegato in mare perché, secondo la leggenda, Dio è stata una punizione divina proprio perché aveva osato ribellarsi ai dettami di Pitagora. Ricapitoliamo. Allora, abbiamo parlato di Pitagora, scuola pitagorica, di Paso, però quando hai parlato di Paso hai parlato anche di numeri irrazionali. Di irrazionali ce ne sono tantissimi, ce ne sono però due o tre che sono diventati molto famosi. Il primo è ad esempio il pi greco e l'altro invece è la sezione aurea. L'ha usato Leonardo da Vinci, sì, e anche in architettura, addirittura il simbolo della sezione aurea, che è la Fi, è proprio l'iniziale di Fidia, questo architetto greco che l'ha utilizzata moltissimo. Adesso ci sposteremo a Melfi e poi andremo al Lago Pesole, che sono i due castelli di Federico II. Perfetto. Lui lì ha iniziato a ragionare su alcuni temi che erano molto vicini ai pitagorici, come ad esempio l'organizzazione dell'universo, come ad esempio lo studio della natura da un punto di vista più matematico e scientifico, perché fino a quel momento si pensava che tutto fosse determinato dal volere di Dio. Ho capito. Federico II. Sì, Federico II, e questo è il castello che è diventato famoso proprio grazie a lui, perché qui ha scritto le Costituzioni Melfitane, che sono il primo libro nell'antichità che finalmente ha messo ordine a tutte le leggi per governare uno Stato, come era quello di Federico II. E c'erano scritte cose molto varie, dal ruolo del sovrano, come amministrare la giustizia, fino a descrivere come e quali studi doveva fare una persona per esercitare la professione da medico. Non l'ha scritta ovviamente da solo, c'era un insieme di persone che lavoravano con lui nella sua corte, tra cui Pier delle Vigne. Pier delle Vigne era, se non sbaglio, stato messo da Dante nel girone dei suicidi, vero? Era lui che era raffigurato da Dante, è stato raffigurato da Dante come un albero, insieme ad astronomi, astrologi, matematici, musicisti, e quindi a tutta la corte di Federico, ha dato corpo proprio a questa raccolta di leggi, a questo testo che è diventato elemento fondamentale nella storia dell'umanità. Io ho letto il fatto che lui, quando andava in corteo, esibiva degli animali particolari, come potevano essere elefanti o comunque dromedari. Ma lo faceva perché voleva impressionare i suoi sudditi, infatti voleva essere lo stupor mundi, voleva stupire, e lo faceva anche per un altro motivo. Che cosa succedeva? Che ai tempi di Federico c'era un'idea, che è quella che Dio governasse tutto, mentre Federico II, attraverso la cultura, attraverso la riscoperta di alcuni testi antichi, degli antichi greci, voleva invece dimostrare che la natura aveva delle altre leggi, le leggi che appunto la governavano in modo autonomo da Dio, e che lui era in grado di gestire e governare queste leggi. Per questo ha scritto le Costituzioni Melfitane e per questo poi si dedicherà anche a studiare gli animali e in particolare i rapaci.
Sai che c'è una leggenda che racconta che tra Melfi e Lago Pesole ci sia una galleria che collega i due castelli. Ovviamente, come tutte le leggende, forse lascia un po' il tempo che trova, però il vero collegamento che c'è è proprio sulla figura di Federico II. Era un sovrano anche un po' particolare. Nella sua visione, appunto, c'era lui che era il sole e tutto il resto, le leggi, il suo regno, la sua corte, era come se fosse un cosmo ordinato di questi pianeti che si muovevano ovviamente gravitando intorno a lui. Quindi questo era anche il motivo per cui credeva molto all'influsso che gli astri hanno sulle persone, si fidava moltissimo di Michele Scoto, che era l'astronomo e anche l'astrologo di corte, però di Michele Scoto ne parliamo un po' di più adesso che arriviamo al Lago Pesole, perché lì Michele Scoto ha fatto più di qualcosa di interessante. A metà ponte abbiamo visto Pitagora con il Paso, poi a Melfi, Pier delle Vigne con Federico II, qui a Lago Pesole. Ancora Federico II, però con Michele Scoto, che era un altro personaggio, un altro studioso che stava alla corte di Federico, un astrologo. Michele Scoto però aveva anche un rapporto molto particolare con un matematico importantissimo di quel periodo, stiamo parlando del 1200, che è Leonardo Fibonacci. Che forse tu hai sentito qualche volta. Sì, lo conosco volta. Perché ho fatto i test all'università, incontravo le sequenze numeriche e allora poi avevo capito che si risolvevano proprio con questa serie di Fibonacci. La serie di Fibonacci, che è una serie che lui descrive in un libro che si chiama Il Liber Abaci. È un libro importantissimo, e un libro per scrivere il quale si è confrontato molto sia con Michele Scoto che con Federico II. È molto importante perché proprio le cifre 1, 2, 3, che sono cifre indiane, le ha introdotte in Occidente proprio Fibonacci con questo suo libro. E quando Fibonacci ha finito di scrivere questo libro, lo ha spedito a Michele Scoto e Federico II con una bella dedica all'inizio del libro, e quindi è sicuramente transitato qui da Lago Pesole. L'ultima cosa che ti racconto oggi è il collegamento che c'è tra Federico II, la sezione aurea, e la caccia con il falcone, perché lui ha iniziato a studiare questi rapaci e per fare questo ha iniziato piano piano a prendere degli appunti con un vero e proprio metodo da scienziato naturalista ante litteram, no? Molto prima di Darwin e di tantissimi altri, e ha scritto questo libro, De arte venandi cum avibus, cioè L'arte di cacciare con il falcone. La cosa molto intrigante è che proprio negli ultimi anni dei ricercatori americani hanno scoperto che il falcone, quando caccia, segue proprio una spirale per inseguire la sua preda, che è la spirale logaritmica, e che si ricollega alla sezione aurea, perché si ottiene proprio dal rettangolo aureo che è nato dai pitagorici. Perché? Perché i falconi, quando cacciano, hanno la necessità di inseguire la loro preda con velocità, ma allo stesso tempo hanno gli occhi ai lati della testa, quindi per osservarli devono fare un giro un po' più lungo, e la traiettoria che seguono è proprio questa della spirale aurea. Se non ti sei spaventata di tutte le cose che ti ho raccontato oggi, domani andiamo in altri posti, ti parlerò di altri uomini di scienza, se sei d'accordo. Ci sto, va bene. Portata qui a Monticchio per parlarti di Buddha. Buddha. C'è un altro uomo di scienza di cui ti devo parlare, che ha a che fare con Monticchio
e con Buddha, però te ne parlo un po' più avanti se andiamo verso il pontile. Andiamo allora. Ok? De Lorenzo, abbiamo detto. Sì, Giuseppe De Lorenzo, che era di Lago Negro, è nato verso la fine del 1800 ed era un professore di geologia dell'Università di Napoli. Ha fatto diversi studi di geologia, ha scritto diversi libri proprio per scoprire le origini geologiche di questi posti ed è diventato famoso e quindi professore proprio per queste sue ricerche, perché ancora oggi vengono utilizzate dai geologi. Un altro aspetto però di De Lorenzo che molte poche persone conoscono è quello della sua passione per il buddismo. E si era così tanto appassionato a questa filosofia, più che una religione, che ha studiato il sanscrito e ha iniziato a tradurre i discorsi del Buddha dal sanscrito all'italiano. Ancora oggi tutte le persone che per la prima volta in Italia hanno letto i discorsi del Buddha, hanno cominciato a sapere e conoscere qualcosa sul buddismo, l'hanno fatto grazie a Giuseppe De Lorenzo e alle sue traduzioni. Insomma, nonostante fosse un geologo, aveva questa forte passione. Venire qui a Monticchio e pensare al buddismo non è una cosa poi così strana. Ieri sera, nonostante fossi stanca morta nella giornata, sono uscita con le mie amiche, mi sono passate a prendere e in macchina c'era Scar Tissue dei Red Hot, no? E ho pensato che poteva essere la colonna sonora del viaggio che sto facendo. Un po' malinconica per il fatto che lascio queste cose che sto scoprendo ora, perché non avrei mai immaginato proprio che ci potesse essere tutto questo nella mia terra che conoscevo, sì, però non pensavo ci fossero questi uomini. Da Pitagora, Federico II, sì, si conosce, diciamo, c'è Melfi, c'è Lago Pesole, però non pensavo veramente avesse fatto così tanto. Quindi è stata una scoperta che lascio a malincuore, devo dire. Però visto che ti è piaciuto così tanto, per far aumentare ancora questo tuo magone, ti racconterò delle altre cose, però per farlo dobbiamo andare a Venosa. Va quindi, bene. Ti finirò di raccontare lì altre cose, su alcuni uomini che hanno vissuto qui in Basilicata nel passato. Ok, andiamo allora. Diceva: la gente o scrive versi o impazzisce. Infatti ecco perché forse i tuoi amici scienziati sono tutti impazziti, no? Perché non scrivevano poesie? Sì. Potrebbe essere, però forse non è solo questo, è che gli scienziati molto spesso hanno una grande difficoltà a far capire le cose che hanno intuito o i risultati che hanno raggiunto a gente che non si occupa delle loro stesse cose e soprattutto che magari non riesce a comprendere il linguaggio della matematica. Quindi è più che altro un problema di limite del linguaggio. È difficile far capire alcune cose, soprattutto legate al mondo della matematica, alla gente che di matematica non se ne occupa. Queste difficoltà di comunicazione ci sono un po' dappertutto, no? Magritte che dipinge una pipa enorme, sì, e sotto ci scrive: questa non è una pipa. Lo fa perché vuole portare chi guarda quel quadro ad andare oltre quello che vede. Cioè, molto spesso nell'arte, così come nella letteratura, così come nella scienza, vengono utilizzati proprio questi che sono dei paradossi per cercare di far andare un po' oltre la comprensione che abbiamo del reale. Comunque non è che sia proprio come dici tu, che gli scienziati impazziscono perché non sanno scrivere le poesie. Perché? Perché ad esempio un tale Leonardo da Vinci ha scritto più di qualche poesia, era pure un tipo abbastanza malinconico. Sì. E c'era un altro, visto che parli di citazioni, anche Italo Calvino, che ad esempio diceva che il più grande scrittore italiano era, indovina? Era? Galileo Galilei. Thank you.
Questo è il vero motivo per cui siamo venuti qui a Venosa. Non per parlare di uno scienziato questa volta, ma di un concetto, che è quello dell'incompletezza, che ha molto a che fare con la matematica. Mm-hmm. E per farlo siamo venuti in questo luogo, che è appunto l'Incompiuta, che è una chiesa che hanno iniziato a costruire agli inizi, nei primi secoli dell'anno 1000, e poi non sono riusciti a portare a termine. E questa cosa ha una forte analogia con quello che ci siamo detti prima sul linguaggio, sia verbale che quello della matematica, perché si è dimostrato che entrambi sono dei linguaggi incompiuti, incompleti. E a dimostrarlo è stato agli inizi del Novecento uno scienziato, un altro pazzo, come dici tu, che si chiamava Gödel, e lui a soli 23 anni ha dimostrato che il linguaggio della matematica è un linguaggio incompleto. Gödel era una persona così intelligente che addirittura Einstein, quando andava all'università a Princeton, cercava di andare a piedi per incontrarlo e parlarci, farci due chiacchiere. È stato definito addirittura il logico più importante dopo Aristotele. Il suo teorema di incompletezza dice che qualsiasi linguaggio noi utilizziamo è incompleto, non è in grado di descrivere completamente se stesso. Ora è difficile da spiegare matematicamente, però una buona analogia è quella di immaginare una persona nelle sabbie mobili e se non c'è qualcuno dall'esterno che gli tende una mano per aiutarlo ad uscire, difficilmente si riuscirà a salvare. E, a meno che quella persona non sia il barone di Munchausen. Perché non so se lo sai, ma questo barone raccontava un sacco di castronerie. Una di queste era proprio quella in cui lui diceva di essersi salvato da solo tirandosi per i capelli uscendo da queste sabbie mobili. E se non sbaglio era anche colui che credeva che sedendosi su una palla di cannone credeva di raggiungere la luna, giusto? Cioè lui non solo lo credeva, lo ha proprio raccontato ai suoi amici. E tanto è vero che è stato preso molto in giro per questa cosa. Guarda, lì ci sono anche delle iscrizioni ebraiche su alcune pietre, perché sono state utilizzate pietre che provenivano dalle catacombe ebraiche che ci sono qui a Venosa. Altre pietre invece sono state prese dagli scavi archeologici che sono qua di fronte. Insomma, tutto quello che serviva per costruire questa chiesa è stato preso un po' laddove si trovava, anche se poi non sono riusciti comunque a terminarla. La differenza con la matematica è che lì invece tutto ciò che non è utile viene scartato perché è considerato un errore. Per fortuna invece nell'arte e nell'architettura questa cosa non avviene, quindi possiamo comunque godere di queste cose belle anche se non sono finite. Siamo a Sasso di Castalda, è un piccolo paese, forse non ci sei mai stata. Però è un paese molto importante perché di Sasso di Castalda sono i genitori di Rocco Petrone. Rocco Petrone è stata una delle persone più importanti dello scorso secolo a livello scientifico e a livello mondiale, perché pensa è stato l'uomo che ha organizzato e ha fatto il countdown e poi ha schiacciato il bottone in questa enorme sala della NASA per mandare l'uomo sulla Luna con la missione Apollo 11. E ci ha portato alla ribalta anche come ingegneria italiana, perché si è laureato negli Stati Uniti, è entrato nella NASA, ha fatto una carriera folgorante. E immaginalo, il 20 luglio del 69, in questa enorme sala dei bottoni, a un certo punto inizia a contare 10, 9, 8, 7 e fa partire questo razzo che porta appunto l'uomo a mettere il piede sulla Luna. Ed è la prima volta, è stata la prima volta nella storia dell'umanità che l'uomo ha potuto guardare dalla Luna il nostro pianeta. 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Quindi,
Abbiamo cominciato questo viaggio a metà Ponto con Pitagora e Paso che guardavano il cielo e comunque avevano già, diciamo, visto il fatto della Terra e l'Antiterra. Federico II, che comunque era affascinato dal mondo dell'astrologia ma anche dell'astronomia. Poi il barone di Munchausen a Venosa, il fatto che lui volesse raggiungere la Luna, ed infine invece chi la Luna l'ha fatta raggiungere veramente all'uomo, cioè Rocco Petrone. Sì, però per finire questo nostro viaggio ci manca ancora un pezzettino, quindi andiamo sì. che ne parliamo. Pier, poi ieri ho pensato un po' a tutti quegli uomini che hanno scritto, sognato, cercato di raggiungere, immaginato la Luna sotto diversi punti di vista, no? C'è stato però uno scrittore che più di tutti ha azzeccato tantissime cose, che è Verne. Dalla Terra alla Luna, giusto? Il motivo per cui abbiamo dato questo nome al viaggio che stiamo facendo. Ne ha parlato in modo diverso perché per la prima volta, o comunque diciamo uno degli esperimenti più riusciti in cui la scienza, la letteratura e la fantasia dell'uomo vanno a braccetto benissimo tra di loro. Infatti Verne in questo libro che descrive appunto questo viaggio dalla Terra alla Luna quasi predice il futuro, no? Di ciò che si è verificato sì, 100 anni dopo. Perché alla fine il razzo parte proprio dagli Stati Uniti, erano 3 le persone all'interno. Addirittura le dimensioni del razzo che poi sono state utilizzate dal nostro Rocco Petrone erano molto simili a quelle che aveva già calcolato Verne, quindi diciamo c'è questo approccio molto tecnologico anche di questo scrittore, ed è il motivo per cui ne parliamo qui, dalla Terra alla Luna, a Matera. Matera che è una delle città più antiche del mondo, ma al tempo stesso ospita un centro dell'Agenzia Spaziale Italiana che fa ricerca di frontiera proprio su tutto ciò che è tecnologia, che ha a che fare con le stelle, i satelliti e quindi anche con la Luna. Mm-hmm. Ci andiamo? Ci andiamo. Ma è lontano da qui? No, no, non molto. Ci vuole veramente poco. Questa è la sala dell'ASI dove c'è appunto questa console di controllo dove attraverso questi computer, questi monitor elaborano tutti i dati che provengono dallo spazio tramite dei segnali, dei laser che vengono appunto elaborati per cercare di capire come si comporta la Terra vista dallo spazio, quindi ad esempio come si spostano le placche tettoniche, se le nazioni appunto si stanno avvicinando alle altre, quindi i terremoti, e quindi ci consentono tutte queste informazioni di avere un quadro chiaro di quello che è la Terra vista dallo spazio. E funziona tutto attraverso un laser che viene sparato ai satelliti che hanno montati praticamente queste strutture che sono costituite da tanti specchi, tutti uguali a questo. Sono degli specchi molto particolari perché permettono al laser di essere rimandato indietro sulla Terra da qualsiasi punto colpisca questo specchio. E questo viene fatto tramite un grosso telescopio, che è questo, che si vede qua in parte in questo monitor e che è racchiuso sotto questa enorme cupola d'acciaio. E lo possiamo andare a vedere? Che è proprio qui su. Quindi adesso possiamo salire le scale e lo andiamo, lo andiamo a vedere. Pia, guarda Rocco Petrone alla sua straordinaria avventura dalla Basilicata alla Luna. Quindi Rocco Petrone, lo ritroviamo anche qui.
cavolo, che bello, mi gira così la testa. Questo, sotto questa cupola enorme c'è questo altrettanto enorme telescopio che hanno qui all'ASI. È un po' diverso dai telescopi che siamo abituati a pensare normalmente, che, con i quali osserviamo le stelle. Mm-hmm. Questo funziona al contrario, cioè con questo telescopio sparano un laser lassù nel cielo fino a raggiungere degli specchietti. Addirittura con questo telescopio che hanno qui a Matera riescono a misurare al millimetro la distanza che c'è tra la Terra e la Luna. E Verne ne sarebbe stato entusiasta. Verne sarebbe stato felicissimo di questa cosa, e ovviamente per farlo questi specchietti sono posizionati proprio sulla superficie lunare. Mm-hmm. E quindi quando l'uomo è andato sulla Luna, proprio con le missioni Apollo di cui abbiamo parlato, sì, e che ha coordinato il nostro Rocco Petrone, gli astronauti hanno lasciato questi specchietti che vengono utilizzati per queste misurazioni. Quindi questa è la dimostrazione scientifica e tecnologica che l'uomo è stato davvero sulla Luna. Insomma, mi hai portato a fare questo viaggio un po' sui generis, no? Ma in fondo me l'avevi detto che sarebbe stato un viaggio un po' diverso. Diciamo che mi hai portato a visitare posti che in realtà già conoscevo, però con occhi diversi, cioè me li hai fatti vedere sotto un altro punto di vista. Questo è un po' il valore aggiunto che riesce a dare la scienza e la matematica in particolare. Vedere le stesse cose sotto un'ottica diversa, direi quasi un'ottica più larga. Mm-hmm. Infatti, tutti quelli che pensano che la scienza o la matematica, quindi la comprensione profonda delle cose, tolga poesia alla descrizione del mondo, forse non è così, sbagliano. C'è stato nel Settecento un poeta, John Keats, sì, che si arrabbiò moltissimo con Newton quando Newton scoprì che se la luce del sole passa attraverso un prisma si scompone e crea l'arcobaleno. Che immagine che poi è diventata famosissima perché l'hanno usata anche i Pink Floyd. Giusto, sì, nel loro disco The Dark Side of the Moon, nemmeno a farlo apposta, no? Il lato oscuro della luna. Però non è così, non è vero che viene tolta poesia alla descrizione delle cose. La matematica ti permette, la scienza ti permette di guardare le cose in modo più ampio. Quindi quello che abbiamo fatto in questo viaggio è stato quello che dicevi tu prima, rivedere dei posti che magari già pensavamo di conoscere sotto questa nuova chiave di lettura che ci ha permesso, cosa che ci ha permesso di fare proprio la scienza. Quindi chissà adesso, andando avanti con gli anni, con i secoli, magari riusciremo ad andare non solo sulla Luna, dove già ci siamo stati, ma anche sulle stelle, raggiungeremo altri pianeti. Forse noi non ci riusciremo a vederlo, però è bello immaginare che si può andare sempre oltre. Però una cosa molto bella che facevano qui a Matera verso il più o meno nel 1500, mm-hmm, era proprio, c'è stato sempre questo desiderio di andare oltre, quindi addirittura loro non pensavano di andare sulla Luna ma più lontano, e siccome non riuscivano a raggiungere le stelle si erano inventate una cosa molto molto bella. Questo era descritto in una cronaca di un domenicano che si chiamava Alberti, che intorno al 1500-1570 descriveva una tradizione che c'era qui a Matera, che era quella di aspettare d'estate il tramonto e poi lì dove ci sono i sassi mettere una luce proprio sull'uscio di casa, mm-hmm, in modo tale che quando tutto diventava buio queste luci che erano sull'uscio di casa, per chi le guardava da lontano sembravano proprio delle stelle, quindi si aveva proprio la sensazione di camminare sulle stelle.